parti. Il documentario spesso è più una cosa da cinefili. State puntando a loro quando puntate a questi titoli, oppure a chi è destinato questo destino? Ai cinefili, ovviamente, e li bracchiamo da anni, da Sugarman di Act of Killing a Citizen 4. Un nuovo documentario arriverà presto al prossimo Sundance. Ancora lo straordinario racconto della New York Public Library di Wiseman che citavi, e così come il My Generation di Michael Caine, che ci porta nella Londra degli anni 60 sulle note degli Who, dei Beatles, dei Rolling Stone. Ovviamente il documentario è da sempre la cifra della Unipol Biography in Collection e di A Wonder Pictures. Lo è talmente che non riusciamo ad andare anche nelle interviste, oltre il documentario, con le nostre fiction, che ovviamente sono il nostro modo di competere non solo per i cinefili, di cui siamo, come dire, naturalmente amici, ma nel Natale cinematografico abbiamo pensato che forse, oltre ai documentari, avremmo potuto portare delle commedie. Parliamo di queste Parliamone di queste commedie. commedie. Si tratta di Due sotto il Burqa, commedia francese divertentissima. Quando appunto il fratello la rinchiude in camera, la protagonista di Due sotto il Burqa non trova di meglio che far vestire il fidanzato appunto con un burqa per chiudersi in camera con lui, fingendolo una donna e gabbare il fratello. Se non che, come in tutte diciamo, le storie complicate, il fratello si innamorerà di questa donna sotto il burqa e l'intelligenza, la simpatia e il divertimento sono un po' la cifra di un film che è ancora per i cinefili, ma che sicuramente può e vogliamo portare a un grande pubblico, così come vogliamo portare a un grande pubblico The Death of Stalin, Morto Stalin se ne fa un altro, che è un film inglese di un grande delle serie televisive, Armando Iannucci, con un cast sontuoso dal mitico Michael Palin a Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, il capitano stellare Jason Isaacs del nuovo Star Trek. È una grande satira, ecco, è una satira del potere, potrei definirla anche una commedia, ma in fondo ha tanti aspetti in sé. Morto Stalin se ne fa un altro, è anche un film diciamo sontuoso in termini di musiche originali, di grandi location, grande fotografia. È sicuramente un film di qualità e quindi un film per cinefili, ma è anche un film molto divertente e credo che in questo momento sia giusto anche proporre al pubblico di venire al cinema per divertirsi. Divertirsi, però a Venezia abbiamo intervistato Wiseman, proprio autore di Ex Libris, anche l'autore di Nottingham Party, e loro ci dicevano che in realtà in un momento come questo, ok, le risate, ma i libri, la bellezza per esempio del balletto, voi avete anche un documentario sul balletto, sul mondo dei Molto, molto balletti, bello. la musica, quindi Reset che esce a febbraio. La cultura in realtà è un valore da difendere in questo momento. I Wonder ha anche questa missione, Ma no? senza dubbio, appunto, cerchiamo di andare oltre questo, come vedi, ma ci viene naturale, nel senso che poi chiaramente il piacere per le cose belle, per le cose preziose, come è stato manifesto con una Cate Blanchett sorprendente, come sarà il meraviglioso film di Andrea Pallauro che ha valso a Charlotte Rampling la Coppa Volpi per la migliore interpretazione a Venezia quest'anno, come sarà la magistrale interpretazione di Battistone e della Bobulova in Dopoguerra. È chiaro che non c'è tattica, a noi piacciono i film belli. In questo momento abbiamo voglia, come sempre, di raccontare il piacere della qualità della cultura in tutte le arti, dall'architettura alla danza. Assieme a Sky Arte HD e a Radio 2 abbiamo, come dire, creato una selezione che ogni mese porta una grande storia nei cinema italiani con le I Wonder Stories. Chiaramente questo è già un atto artistico e, passami la parola, politico, di
dare al pubblico di tutta Italia l'opportunità di scoprire sui palinsesti di Sky Art HD, che l'altro giorno ha mandato in onda il nostro Sugarman con un risultato televisivo ancora straordinario, nei cinema che continuano a programmare Manifesto a un mese e mezzo dalla prima appunto appuntamento delle stories, con le tantissime sale che ci raggiungeranno da gennaio per My Generation con Michael Caine e poi per Reset. Sicuramente questa è un'operazione ambiziosa culturalmente e che deve portare con sé, ecco, a noi viene naturale, venendo anche dai festival del cinema, col Biograph Film Festival e da una scelta e da una passione per i contenuti, a noi viene naturale partire dalle storie e dai contenuti. Ci è sempre sembrato però altrettanto importante essere assolutamente inclusivi e larghi. L'operazione che abbiamo portato a casa con Dio esiste, viva Bruxelles, dimostra appunto questa nostra volontà di fare un cinema di qualità, ma per tutti. Grazie Grazie mille. a te.